Giulia la rappresento qua, io invece la rappresento per il famoso libello che stamattina vi è stato distribuito, ed in questo caso devo ringraziare l'Ordine del Lazio che ci ha supportate per poter dare in questa mattinata e spero anche in altre occasioni il lavoro che è stato fatto da Giulia. È un lavoro che comprende in parte quello che già qui si è sviluppato, nel senso che c'è una divisione di compiti reale nella nostra categoria. L'ordine deve arrivare a sanzionare quando non c'è il rispetto della dignità delle persone, che poi alla fine tutte le nostre carte deontologiche a quello arrivano, il mancato rispetto del cittadino e della cittadina. Preferisco al contrario, della cittadina e del cittadino, se non altro perché le donne sono di più, ma è uguale. Col Manifesto di Venezia, come giornaliste e come giornalisti, abbiamo preso un impegno del tutto personale. Con Giulia abbiamo fatto un lavoro un po' diverso. Abbiamo fatto una analisi, continuiamo a discutere sulla materia. Il ragionamento sulle questioni, sulle parole, su come raccontiamo l'informazione, la narrazione dell'informazione, si dice oggi, non ci piace come avviene. E nel manifesto di Venezia abbiamo sintetizzato tutto ciò. Dramma della gelosia, l'abbiamo già visto scorrere prima in quel filmato che hai fatto vedere, poi forse i titoli più esemplificativi o ce ne sono poi quelli e sono quelli che abbiamo esaminato. Vi prego, guardate le date. Io ho usato come copertina di questa serie di titoli una immagine del dramma di Ettore Scola, del film di Scola, Non sei che una cagna, cagna, anno 1970. Ne parlerà poi, immagino, più a lungo Silvia Resta. In 1970, beh, in questo paese c'era ancora il codice Rocco, aveva i suoi buoni motivi per poter affrontare così la sua compagna nel film, ma non c'era più il codice Rocco quando è incominciata questa sequela di titoli sui nostri giornali. Dramma della gelosia, si titola Corriere della Sera, uno che tortura la compagna per 3 settimane. Noi abbiamo delle obiezioni da fare su un titolo di questo tipo. È questa la notizia? C'è una tortura e questo è dramma della gelosia? Sono altri termini da scegliere? È un delinquente, assassino, psicopatico, quello che vi pare, ma come si fa a considerarlo dramma della gelosia? Lite per gelosia uccide la ex e poi si suicida davanti alla parrocchia. Allora, ne abbiamo ragionato e questo è l'esempio. Perché un assassino deve essere raccontato da noi altri con queste attenuanti? La gelosia già è un attenuante, dire, e beh, era geloso e quindi certo che l'ha ammazzata. E poi, poveraccio, si è suicidato davanti alla parrocchia, ha pregato e poi si è tolto la vita. Ha pregato perché? Perché aveva ammazzato la compagna o perché doveva, o si suicidava e quindi il suicidio non è ammesso nei canoni religiosi? Perché noi altri dobbiamo scegliere una parte? Guardate, dico noi altri e noi altri. Nel senso che non è che le colleghe giornaliste scrivono diverso dai colleghi giornalisti. Non c'è una questione di maschio o femmina, è una questione di cultura. È la nostra cultura. Nel 1970, film sul dramma della gelosia, c'era un codice Rocco per cui si poteva ammazzare la moglie e avere delle attenuanti se la si scopriva, non dico a letto con qualcun altro, ma anche soltanto a rivolgere, ad avere un atteggiamento, come dire, di simpatia verso qualcuno, se faceva scatenare la gelosia del marito.
È la cultura in cui noi siamo immersi e che portiamo però ai noi dentro i giornali. Enna, strangolata dal fidanzato geloso, mi aveva chiamato col nome del suo ex. Un titolo così, perfetto, qualcuno dirà, obietterà, è la notizia. È la notizia. O questo qui è la ricerca già di una attenuante per cui cerchi di trovare, ma cerchi, non cerchi, ti viene naturale. Hai quel briciolo di, come dire, solidarietà verso l'assassino. L'ha chiamato col nome del suo ex. Che doveva fare? Che poteva fare? O una sberla o la ammazzava. L'ha ammazzata. 34 anni lui, 20 anni lei. Vi segnalo anche la notiziola a fianco: clochard bruciato vivo, l'assassino confessa, l'ho fatto per gelosia. Ci è naturale dire che la gelosia è motivo scatenante per diventare dei killer. Qui riporto, ma proprio soltanto al volo, il fatto che i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso. È il 48. I nostri madri e padri costituenti scrivono questo, articolo 3 della Costituzione. Nel 67 c'è però, siamo 20 anni dopo, la forza è gradita alla fanciulla, la vis grata puelle, che è il modo che ci trasciniamo nei secoli per dire che le donne non vengono violentate, le donne sono contente se qualcuno usa i modi forti verso di loro. Non può raffigurarsi violenza in quella necessaria a vincere la naturale ritrosia femminile, mi rivolgo verso Luisa Betti Dacli. 74, finalmente questa Italia cambia marcia, si va alla legge sul divorzio, poi nel 75 diritto di famiglia e c'è sempre il codice Rocco. C'è sempre il codice Rocco per cui chi cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, la figlia o la sorella, beh, insomma, è stato offeso. Matrimonio riparatore e soprattutto delitto d'onore. Ma nell'82 il codice Rocco non c'era più ed è il tribunale di Bolzano a dire che qualche iniziale atto di forza o di violenza da parte dell'uomo non costituisce violenza vera e propria, dato che la donna vuole essere conquistata in maniere rudi, magari per crearsi una sorta di alibi al cedimento ai desideri dell'uomo. Cedimento dei desideri dell'uomo. Anno 1982. Molte e molti qui sono giovani, ma molte e molti nel 1982 in questa sala avevano già, come dire, l'età per capire che cosa succedeva intorno. Ebbene, un tribunale di questo Stato questo decideva. Questa è la cultura in cui siamo immersi. Chi cambia questa cultura, secondo noi altre di Giulia, è fondamentale l'apporto della stampa, è fondamentale quello che noi facciamo, perché per quanto perdiamo copie a ogni battito di ciglia, i nostri giornali, soprattutto la televisione, soprattutto la radio, soprattutto il web e soprattutto tutto quello che noi facciamo, aiuta, è un granello di sabbia portato al fare opinione. Se non siamo noi intanto a ragionare insieme, a discutere, a fare a pezzetti questa materia per ricostruirla in modo da rispettare la Costituzione, non andiamo molto avanti. Vado veloce, abbiamo parlato di gelosia, qui sono invece, e lei se ne voleva andare, quando sono le donne ad abbandonare il talamo. Questo è il laureato, 67, vi prego, di nuovo le date, perché quello era il 67. Ma in Italia, e questa è Repubblica, Laila, uccisa dal fidanzato, voleva lasciarlo. Che altro poteva fare
lui. Ma perché il racconto non è all'opposto? Perché non c'è dalla parte di lei? È sempre dalla parte di lui. Vi parlava Mancuso di questa assunzione di responsabilità di raccontare l'assassino in quanto assassino, la storia della vittima. Uguale. Corriere Fiorentino, 14 coltellate alla moglie, non accettava la separazione. Lui non accettava la separazione, poverino, è lei che scappa. Gorizia uccide la convivente, voleva lasciarmi alla vigilia delle nozze. Quale peggior onta per un uomo? Quale peggior onta se uno tiene conto che il diritto di ammazzare in realtà gli arrivava, stando al codice Rocco, qualche mese dopo, ma ha tagliato i tempi. E poi si è detto la questione del raptus. Guardate, io ho lasciato queste immagini di film che in realtà mi erano servite per raccontare a degli studenti universitari come leggere i giornali. Però forse anche per noi che li scriviamo va bene. Raptus è un film in cui il regista Girolami vuole dimostrare che quando un uomo ha degli atti di violenza verso una donna è proprio preso da un raptus e poi ne è sconvolto, in questo caso sconvolto al punto che tagliuzza la donna per vederle uscire il sangue, si spaventa, se ne va e quella muore. Ma il raptus non è previsto. E ce lo spiegherà poi bene la magistrata, non è una questione da atti giudiziari, non è una questione da atti giudiziari se addirittura i magistrati e le magistrate ritengono che ci sia una storia che ha portato a un assassinio. E noi, ai noi, nella nostra scrittura siamo molto più arretrati delle magistrate e dei magistrati. La storia di Stefania Noce ne ha parlato giustamente Mancuso, perché è una storia che ci ha scosso fortemente. Stefania era una ragazzina di se non ora quando, che in piazza andava anche a difendere il modo di parlare delle donne e contro la violenza alle donne. Ebbene, quando è stata ammazzata, 2011, ma storia che ci trasciniamo, i giornali hanno scritto raptus omicida, vedete le testate, chapeau, tutto rispetto, duplice omicidio passionale, inarrestabile follia omicida, furia omicida per motivi passionali, uccisa per gelosia, duplice omicidio per motivi passionali. Dunque, il fidanzato Loris Gagliano si era portato della Simmental per appostarsi nella casa di fronte, vedere quando Stefania sarebbe rientrata in casa e accoltellarla. Tant'è che i giudici alla fine lo hanno condannato all'ergastolo e hanno riconosciuto la premeditazione. Ma se il tribunale alla fine dei giochi decide addirittura la premeditazione e l'ergastolo, ma per quale motivo noi a caldo dobbiamo dare altre sentenze? Questo è quello che ci tormenta quando discutiamo. Noi diamo pre-sentenze all'opinione pubblica facendo opinione, non mi importa la condanna che avrà l'assassino, mi importa l'opinione pubblica, e all'opinione pubblica diciamo che ha avuto un raptus, che è la passione, che è la gelosia. No, era un maledetto assassino. O qua, questo è un brano tratto dal giorno, lo vedete? Sì. La ribellione, questo ha ammazzato la moglie, la ribellione di un uomo debole, un uomo piegato dal rapporto, un uomo vinto, un uomo che è esploso, un uomo che per esplodere ha fatto esplodere la sua compagna. E qui di nuovo è un raptus,
Volevo prendere l'autobus, ma ho preso il Raptus, cioè qui il ridicolo è nelle cose. Marito omicidia e poi ore alla PlayStation. Raptus, il Raptus di stare alla PlayStation. Forse era un pezzetto del gioco. Ricordo, ma lo ricorderà meglio la magistrata, l'articolo 90 del codice penale parla chiaro, avverte che gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità. Quindi le alterazioni psichiche, il rancore, la vendetta, la gelosia per la legge non toglie niente al fatto che si tratti di lucido omicida. Sarà sempre questo? Sì. Ancora le disubbidienti. E qui ci stava per forza Thelma e Louise. Strangola la moglie e scrive una lettera chiedendo scusa. Ho fatto una fesseria. In realtà la fesseria forse l'ha fatta qualcun altro, perché la donna aveva denunciato 2 ore prima alla polizia il fatto, ai carabinieri, il fatto che il marito la stava minacciando. I carabinieri erano intervenuti, poi se ne erano andati e lui l'aveva ammazzato. La disubbidiente denunciava. Qui più che disubbidiente, beh, questa è addirittura indifferente. Come si fa a non uccidere una che non ti guarda proprio, che non ti si fila? La ammazzi. Brutto titolo. La provincia di Varese è riuscita a distruggermi la vita. Ha vinto lei. Brutto titolo. La direttrice della provincia di Pavese è una donna. Ha ricevuto molte proteste, per fortuna dalle lettrici e dai lettori, prima che da noi di Giulia. E il giorno dopo ha rifatto un editoriale dicendo, scusandosi per questo titolo, che dava adito in effetti all'adito che dà, cioè che anziché esserci un lucido assassino, c'è un poveraccio a cui la moglie ha distrutto la vita. Insomma, non pare, sembra il contrario a vedere i fatti, quali per quelli che sono. E la collega direttrice della provincia di Varese ha poi ampiamente seguito tutte le questioni sul femminicidio, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto bene quel che finisce bene, ma questo vuol dire che discutere e ragionare aiuta. Questo è un titolo di cui non si può fare a meno di ragionare. Elena Ceste, ecco perché il marito l'ha uccisa, infedele e da raddrizzare. Boh, io sono una vecchia cronista. Certo, qui c'è la notizia. Ma la notizia data così è la notizia dalla parte di lui. Io lettore vedo le virgolette. Ma come dire, me passano alte. Non è questione che il marito dichiara o l'avvocato del marito dichiara. In questo momento è il giornale che dichiara. La signora Ceste è stata ammazzata perché era infedele da raddrizzare. Quindi è, come dire, è l'opinione, è quello che fa opinione. È di nuovo mai dalla parte di lei. È lo ius corrigendi, che per fortuna anche questo non c'è più, quella che dava al marito il diritto di esercitare forme di violenza fisica e morale sulla moglie per assicurare l'esercizio della potestà. È dal 1963 che non, questo l'ho messo come divertissement, non saprei a quale categoria attribuirlo. Beh, qui è essere violentati per fare un dispetto ai figli proprio, insomma, è fuori. Le immagini, molto velocemente, che fotografia metto quando pubblico un articolo sul femminicidio? Per favore, basta le donne ammaccate, torturate, sanguinolente. È lui che ammazza, è lui che mena. Perché devo mettere lei in un modo non dignitoso.
La foto che vedete è perché come Giulia abbiamo fatto per 3 anni, un anno sì, un anno no, un concorso fotografico su come si può raccontare in un altro modo la violenza. Ho pubblicato una delle tante, tantissime foto che ci sono arrivate, ma quelle che troviamo sui giornali sono queste. Professore arrestato, sesso con studentesse 14 e 15 anni. Foto. Una signora, tra l'altro non una 14enne, una con la gamba di fuori che fa piedino a uno signore. Adescava ragazzine. Foto. Il culo di una ragazzina. Questa l'avete vista. Praticamente tutti i servizi in cui c'è stato il racconto dell'omicidio, dell'assassinio di questa modella, anziché mettere le foto di Pistorius, veniva messa lei. Lei in questa posa, certo, lei era stata bellissima, lei era stata una modella di grido, lei era lì fredda, morta e ammazzata. Questa non era, secondo noi, rispetto e dignità della persona. Piccolo schermo al volo, approfondite sul libro perché sul volumetto la questione l'abbiamo trattata. Non sono solo i giornali, è la TV, non è solo Bruno Vespa. Vi propongo soltanto 3 tavole, ma troverete i temi dell'osservatorio, la rappresentazione della violenza di genere, così come ISIM, quest'anno è stato osservatorio sulla RAI. Questo è il dato. A noi interessa in particolare la questione dell'approfondimento. Pardon, dell'approfondimento formativo e dei telegiornali, poco è l'intervento. Non solo poco è l'intervento, ma non sempre viene individuato correttamente per quello che è realmente nella società l'assassino o il violento. Noi sappiamo che nella grandissima maggioranza dei casi si tratta di qualcuno che ha le chiavi di casa, marito, compagno, fidanzato, ex, eccetera, e invece in televisione questa percentuale viene, come dire, assorbita, in altro modo. E in poi ancora inquadramento della violenza di genere, secondo solo Rai, questo che è già meglio di altri, ma insomma, questa è solo Rai, addirittura viene considerato con una percentuale elevatissima il fatto che si possa trattare di aberrazione individuale e quindi di nuovo raptus, gelosia, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo noi, per l'appunto, non è così, o meglio, è bene ragionare tutto quanto. Grazie.